chiaro che adesso la partita mi dà informazioni ovviamente importanti rispetto a quello che posso avere visto durante la settimana in allenamento. È evidente che quando tu vedi una squadra durante la settimana hai delle informazioni, ma poi quando vai a incontrare avversari che sono quindi che fanno parte di una partita vera, ho informazioni, molte altre informazioni molto importanti e molto probabilmente anche molto diverse. Quindi adesso le idee sono molto più chiare, le idee sono più nitide, c'è ovviamente tantissimo da fare, questo è normale ed evidente, e cercheremo di nascondere i nostri limiti, perché è chiaro che qualche limite ce l'abbiamo, questo è evidente, e quindi cercheremo di nascondere le nostre problematiche, lavorandoci ma anche cercando di nascondere. Salve coach, intanto bentornato. Grazie caro. Noi ovviamente, lei è più fresco diciamo di questa situazione, ovviamente siamo arrivati veramente da poco, noi ovviamente vediamo la squadra da ottobre, abbiamo individuato magari non colpe ma insomma dei limiti, quelli a cui appunto faceva riferimento lei. Io vorrei analizzare invece qualcosa di positivo, lei trova qualche spunto positivo per un finale di stagione che oramai, insomma, parlare di play-out sia piuttosto realistico, e uno spunto dal quale poter ripartire per dare anche fiducia a un ambiente che ormai, nonostante poi in realtà i tifosi siano vicini alla squadra, però è chiaro che ormai la situazione è complessa. Intanto apprezzo moltissimo quello che hai detto, è un intervento da persona intelligente. Grazie. Lo apprezzo perché effettivamente sono abituato, quando magari c'è un momento negativo, ad avere dei tuoi colleghi che in altre piazze magari sono un po' più, tra virgolette, pronti ad azzannare, no? Che è il vostro lavoro, lo capisco, cioè non è che condanno loro, però è chiaro che mi piace molto il fatto che tu invece in un momento così difficile della squadra sia disposto ad andare a cercare le cose positive. Le cose positive sono che la squadra di sicuro comunque ci ha provato e ci ha messo voglia. La cosa importante è continuare su questo tipo di atteggiamento, di volontà e di voglia. Le cose da migliorare sono sicuramente il fatto di capire a volte anche il momento della partita, perché anche sopra di 4-5 punti facciamo delle cose che possiamo evitare, perché invece magari di azzannare al collo l'avversario che l'abbiamo messo per un attimo in un angolo, lo facciamo uscire, gli concediamo una bomba, gli concediamo un contropiede, facciamo una palla persa. Dobbiamo cercare di essere più furbi in questi aspetti qua, perché la squadra, devo dire che con le problematiche che ha, però ci ha messo impegno, e questa è la cosa importante. Ci ha messo impegno, soprattutto è un gruppo comunque che sta bene insieme, dal punto di vista umano non ci sono persone che non meritano stima e passatemi il termine, e considerazione, per cui è da qua che bisogna ripartire. Dobbiamo nascondere i nostri limiti, però c'è grande disponibilità da parte di tutti, e questa è la cosa importante. Grazie. Altre domande? Coach, nel primo turnout l'ha chiesto, mi era sembrato, che chiedesse grinta, chiedesse a Spalli dal fallo, cioè forse un po' una spara ovattata, un po' di appiattimento mentale, era una scossa la squadra? Ma secondo me è una squadra che ovviamente ha un po' di timore, ce l'ha. Però abbiamo fatto un primo quarto in cui effettivamente abbiamo fatto degli errori limitati, però nel secondo quarto però come dicevo prima, adesso ho sicuramente le idee più chiare, non ho la bacchetta magica, ma di sicuro ho informazioni che sono molto diverse da quelle che ho avuto nella settimana di allenamento, questo sicuro, e quindi in questo momento c'è sicuramente da parte dei ragazzi disponibilità da lavorare tanto, e almeno su due o tre cose che effettivamente possono e ci devono far fare un salto di qualità. Altre domande? Alessio. Buonasera, comunque io sono rimasto impressionato di una cosa. Io facendo la telecronaca guardavo con un occhio la partita, con un sinistro guardavo lei, e ho visto 4-5 episodi che non sto qui a dire, ma lei sa benissimo di cosa sto parlando, in cui lei ha lanciato uno sguardo a un giocatore proprio per quelle cose di cui stava parlando prima, ossia cercare di capire il momento in cui si possono fare alcune cose e il momento in cui non si possono fare. In particolare ho notato lo sguardo fatto nei confronti di un giocatore quando all'overtime ha commesso un finto fallo a metà campo che lasciava la squadra senza una delle bocche da fuoco più importanti. Lei crede che sia questo
quello che riuscirà a fare in modo che Roma possa andarsi a giocare il play-out con le sue chance di salvarsi? Beh, questo è uno degli aspetti su cui lavorare sicuramente, perché capire il momento della partita, siccome credo che ogni partita sarà dura, ogni partita sarà da lottare, ogni partita sarà complicata, dovremo avere la forza di capire effettivamente come giocare insieme e anche capire il momento della partita. Quindi sapere quando, se e quando spendere un fallo, se e quando essere aggressivo, se e quando fare un anticipo, quando fare i passaggi in più, quando prendere l'iniziativa, tutte le cose che fanno parte della pallacanestro, dei momenti importanti, perché fare un passaggio, fare un tiro, fare un fallo magari perché sono fuori posizione, cioè sono tutte cose quelle che alla fine ti portano ad avere un miglioramento nel gioco, e dobbiamo assolutamente cercare di tagliare quei momenti in cui la squadra non sta insieme, cioè sono dei momenti in cui la squadra in attacco e in difesa si perde un attimo, non riesce a stare insieme, e invece dobbiamo essere più squadra in maniera continuativa per più minuti, e quando lo facciamo alla fine facciamo anche delle cose fatte bene, sia in attacco che in difesa. Il problema è che lo facciamo per 2-3 azioni, per 2-3 non lo facciamo più, e quindi alla fine perdiamo il filo. Quindi, per rispondere alla domanda, effettivamente è questo che ci manca, quella continuità e capire il momento quando continuare a stringere, continuare a stare insieme. Che poi una curiosità, ha trovato traumatico questo brusco ritorno ad una realtà che è profondamente diversa da quella che lei ha vissuto per tanti anni della Serie A, con giocatori di alto livello, con giocatori di altissimo livello, faccio un esempio, prima mi vengono in mente alcuni giocatori da cui poteva pretendere tante cose e più delle volte ottenerle in una realtà che è un attimino un po' più... Guarda, io... Perché a livello di qualità mi spesso mi interrompo i giocatori rispetto a quelle che possono essere le sue idee e le sue richieste. Allora, io sono qua perché mi piace allenare e mi piace stare in palestra. Io quando andai a Brindisi, forse non ricordate, ma io l'ho preso in A2, abbiamo fatto la promozione, quindi dopo Milano, ok, non me ne, era una cosa che sentivo, era una cosa che l'avevo dentro, la sentivo, ho preso e sono andato in A2, quindi a me non interessa tanto il livello, mi interessa il lavorare e riuscire a lavorare, e dopo un anno siamo riusciti a fare il ritorno in Serie A immediatamente con Brindisi, la mia prima stagione, poi ne ho fatte altre 4 andando... facendo altre 4 buone stagioni, siamo divertiti. Quindi questo per dire che non mi interessa la Serie A o la Serie A2, nel senso che l'ho già fatta, quindi non è che mi sento in questo momento con dei problemi perché non ho quel giocatore che possa chiedere determinate cose. So che questa è la 2, so che è il giocatore di A2 e che in questo momento devo provare a spremere il limone. Se avessi un arancio sarei più contento, ci abbiamo il limone, lo spremiamo fino in fondo. Nel senso che senza essere offensivo dei miei giocatori, sicuramente c'è da lavorare e devo spremere il massimo. E le richieste ai miei ragazzi devo fare comunque, indipendentemente dal livello di Serie A o di Serie A2, però sinceramente non mi scompongo più di tanto. Non so se sono riuscito a formulare una risposta soddisfacente. Coach, la prossima è ancora in casa, che sarà importante per il resto alla fine. Quello che sembra quindi è continuità. Sì, dobbiamo riuscire a fare, invece che 2-3 minuti fatti bene, allungare minuti di qualità, non c'è niente da fare. Dobbiamo essere molto più cinici, molto più sapere che il compagno può fare un errore, quindi cercare di aiutarlo, sapere che il compagno può fare una cosa fatta bene, quindi aspettare il mio momento perché lui può fare una cosa fatta meglio di me. Dobbiamo riuscire a essere più squadra, riuscire a capire i momenti della partita. È chiaro che ho avuto informazioni importanti oggi, perché, come dicevo, un conto è fare una settimana di allenamento, un conto è vedere anche la partita, no? Non ho la bacchetta magica, ma è chiaro che lavoreremo e sodo per cercare di risolvere il maggior numero di problematiche possibili. Altre domande? Però ripeto, con grande fiducia, vorrei anche che venisse fuori, come ha detto il vostro collega, dai vostri articoli, da parte mia, grande entusiasmo, grande fiducia, perché se sono qua perché ne ho voglia, perché ci credo, perché bisogna farlo, perché ho veramente grande, sono qua con molto entusiasmo, con molta voglia, e me ne sono fregato di quali fossero i giocatori, di quale fosse la classifica, di quali fossero le problematiche. Sono venuto qua
con grande entusiasmo e quindi cercherò di trasmetterlo ancora durante la settimana alla squadra. Ci sono cose positive da cui ripartire, dobbiamo ripartire da lì.